che abbiamo chiarito. Vorrei non litigare mai. Non l'ha mai persa. Quella non si faccio? Perde mai, vero? Ma no, no, non si può. È troppo importante la ballerina. Quanti anni hai fatto la ballerina? Dimentichiamocelo. Ma come? Perché lo vuoi dimenticare? No, no, l'ho fatto professionalmente per più di 3 anni, viaggiando il mondo. E però dopo la cosa si è persa. Continuo quando posso a ballare. Beh, un ingresso così volteggiando non l'ha mai fatto nessuno, vero? Fabrizio, ecco. D'Alessio è il nostro uomo social. Che ti sembra questo ragazzo? Salve. Milena, com'è? Beh, mi piace molto la giacca. La giacca, Milena. Grazie, è l'unica cosa che non ho scelto io, infatti funziona. Comunque è qualcosa. Il talento, la caparbietà di Milena Vukotic la porta subito a fare quello che lei in realtà non aveva sognato, ma che a un certo punto individua. Dice: voglio fare l'attrice. Comincia a studiare e dopo un paio di anni fa un film nel 1963, I Quattro Moschettieri. Hai un buon ricordo? Bellissimo, perché è collegato a Paolo Poli, al grande, immenso Paolo, che l'abbiamo fatto per la televisione ed era... Facevamo tutti i personaggi, da D'Artagnan a Valmont, tutti i personaggi. E c'era Paolo, c'era Lucia, Poli e un altro mio compagno. Vabbè, intanto ti vediamo. Ecco. E poi pronta per il 30 volte, lo attivo. Mi avete riconosciuto subito, così, di primo acchitto. Volete che non conosca i vostri nobili tratti? Sì, ma dimenticatevi. È in casa, milady? Eminenza. Entrate, entrate pure, Eminenza. Da che parte? Per di qua. Milady, sta arrivando il signor Pierre. Oh, cerca di trattenerlo, vai, corri. Sì, Milady. Corriere della Sera presenta Biblioteca dell'Adolescenza, i volumi più importanti e attuali scritti da esperti del settore per comprendere i nostri figli nell'età più difficile. Il primo volume, Mio figlio è normale, di Stefania Andreoli, è in edicola. Quante cose abbiamo condiviso io e te? Il nostro primo incontro. Eri una forza, un vero amico. Tu c'eri quando abbiamo conosciuto lei. E c'eri quando la nostra famiglia si è allargata. Ed è per te che mi sono inventato cuoco. Ma per quanto io abbia fatto, il tuo amore mi ha lasciato molto di più. Monge. 60 anni di storia, 60 anni d'amore. Io ci sarò se tu vorrai. Eccoci qui, ancora buon pomeriggio al nostro 30 volte Milena Vukotic. E siamo proprio al suo primo bivio, perché tra la danza classica, molto brava, aveva già conquistato l'Opera di Parigi, e un film di Fellini. Cosa succede? Vedendo il film La strada, succede che cambia la mia di strada, perché io appunto ballavo e ero molto avanti già con la professione, giravo il mondo e un giorno mi è capitato di vedere La Scusate, strada. Guardate intanto la signora Vukotic. Ah. Ecco, no, perché... No. Qui. La classe e la bellezza di una ballerina che aveva una strada spianata. No, qua ero già nella compagnia di Roland Petit.
prima di entrare, dopo l'opera e prima di entrare in un'altra compagnia. E vedendo la strada, io ero assolutamente al di fuori del mondo del cinema e avevo studiato un po' la recitazione, il teatro a Parigi. Comunque vedendo la strada è successo qualcosa. Succede, come si fa a descrivere uno sconvolgimento nel nostro animo? Ha risvegliato in me delle sensibilità che evidentemente avevano bisogno di essere rivelate e ho lasciato la compagnia. E intanto quindi le scarpette vengono belle che tritate e torni a Roma. E torno a Roma dove io sono nata ma non ho mai vissuto perché i miei studi sono sempre stati fuori. E ecco, e finalmente riesco ad incontrare Fellini con una lettera di presentazione che non gli ho mai dato perché ero troppo emozionata. Cosa scrivi in questa lettera? Era una lettera di presentazione da parte di una persona che io non conoscevo. Mi presentava perché non conoscevo nessuno a Roma, c'era solo la mia mamma. E così mi ha ricevuto in Via della Croce, dove stava preparando un film. Volete sapere chi ha scritto questa lettera di presentazione? Chi l'ha scritta? Era qualcuno della Lux Film, ma non lo conoscevo. Era una persona che era stata un'amica, un amico di un'amica che mi aveva detto... Un amico di un'amica che sì, arriva a Fellini, incontri sì, Fellini. Sì, incontro Fellini. E come ti prepari a quell'appuntamento? Andando dal parrucchiere, facendo delle pettinature speciali e poi naturalmente con un'emozione che mi ha tolto la parola. Già non ne ho tante di parole in generale. Ti ricordi come eri vestita? Sì, avevo un taglierino. Color? Era piuttosto scuro. Sì, era piuttosto scuro e ero così, troppo emozionata per essere molto cosciente. Lui mi ha messo subito una mano sulla testa, disfando tutta la mia pettinatura. Sì. Soldi del parrucchiere spesi benissimo, direi. Ti mette la mano in testa e che ti fa? Sì, per farmi una carezza, così. E poi mi manda subito, c'era un fotografo negli uffici, c'era tanta gente, e mi fa subito fare delle fotografie di profilo, come i carcerati, no? Di profili, di fatto. Uno pensa, capito, un profilo, niente, foto sì, da carcerato. Sì. E poi? E poi dopo qualche tempo mi ha chiamato per fare... E poi arriva anche lo sceneggiato per la TV come partita a 4. Per quanto riguarda il mio carattere, devo avvertirvi che purtroppo sono fredda, ma orgogliosa e perciò sarò fedele. Naturalmente esigerò la massima libertà spirituale. Sì. La più grande fiducia. Sì. E la maggiore indipendenza. Ah, sì. Per quanto riguarda poi la mia spregiudicatezza di linguaggio, che forse può impressionarvi sfavorevolmente, tengo a dirvi che, contro ogni apparenza, io sono ancora pura. Ma non ne ho mai dubitato. Bene! E allora se dopo quanto vi ho detto volete ancora che io sia vostra moglie, la mia risposta è sì. Ma più che mai, perché io penso che voi siate veramente la ragazza che fa per me. Siete forte, sicura, bella. Benissimo. La cosa più bella è che lei non ricordava questo sceneggiato del 1970, ma sicuramente ricorderai quello che poi è stata la tua massima popolarità nel 1980 con lui, con Ragionier Fantozzi. Devo dirti una cosa importante. No! Non dirmi il risultato della partita, per favore, eh? Non è il risultato, è una cosa molto più importante. Calcio di rigore contro l'Italia. No. Calcio di rigore contro l'Italia. No. Può essere la svolta decisiva della partita.
Ugo, ti prego. Rigore contro l'Italia. Veramente importante. Rigore contro l'Italia. Ugo, non puoi immaginare come sia importante. Ecco che prende la rincorsa. Parte il tiro. Io voglio... Parato! Parato! Oh. Sulla sinistra di Zoff. Oh. Kempes, parato! E adesso ascolta. È veramente importante. Ugo! Allora, ti concedo 20 secondi di udienza. Dei! Mi sono innamorata di un altro uomo! Vabbè, ora hai detto e vai, vai che c'è la partita. Scusate, ma è il sogno... È il sogno di tutte le donne, no? Tu confessi, mi sono innamorata di un altro uomo. Bene, vai. Terribile. No, Milena, e anche lì mi ero fatta fare, mi avevano fatto la pettinatura a schiaffo speciale per Abbadantuono, il panettiere, che era lì che io continuavo a comprare pane a... finché finalmente questo pane cade sulla testa di Villaggio, di Fantozzi, e con tutta la disperazione mia nel scoprire che non gli importava niente di me al panettiere. Una tragedia. Era meglio ragione il Fantozzi? No, sicuramente questo... Però lui era l'amore sicuro, eterno. Invece... Noioso? Beh, più che noioso, forse misterioso, perché le sue reazioni erano imprevedibili. Hai mai cenato con lui a casa sua proprio? Assolutamente, anzi, il giorno che sono arrivata ho suonato alla porta, mi ha aperto la colf e ha detto: signora, è arrivata la moglie di suo marito. Ecco. È arrivata la moglie di suo marito, è bellissimo. Sì, sì. Però era così, è stato così per tutta Italia. Quella popolarità ti piaceva? Tu che sei partita con il cinema, con Fellini, poi arrivi allo sceneggiato e poi vai, fai un film così popolare. Tu sei stata una di quelle attrici che non ha mai messo veti, no? Beh, popolare vuol dire anche essere amate dalla gente. Noi il nostro lavoro è quello... E poi è bello anche cambiare faccia, fa parte del gioco, del grande gioco che noi continuiamo a giocare, anche qui in questo momento. Beh, intanto hai tritato le scarpette da danza, con poco dolore devo dire. Ma no, da una parte le scarpette da danza sanno di piaghe sui piedi, perché è un lavoro duro quello della danza. Meglio avere a che fare coi capelli. Sì, certamente. Ne abbiamo nominati 100 volte. Vuol dire tanta fatica, però vuol dire anche sentire così la grandissima emozione di dare espressione al nostro corpo, di cui abbiamo bisogno da quando nasciamo, no? Sentiamo il bisogno di muoversi, di ballare da quando siamo piccoli. Senti, invece sul set di Un medico in famiglia, coi capelli, come te la sei cavata? Con le parrucche. Oh, meno male, viva le parrucche, viva le parrucche. No, poi... Ma Paolo Villaggio, quando tu cominci a fare Un medico in famiglia, come ha commentato questa tua scelta di fare una... Ma non ci vedevamo all'epoca, perché quando eravamo Medico in famiglia era veramente una grande famiglia. Siamo stati insieme per circa 20 anni. Abbiamo fatto tante e siamo sempre nella speranza di poterlo continuare se la RAI ce lo concede. E no, Paolo in quel momento faceva le cose sue, non ne abbiamo parlato. Insomma, non eravate più amici? No, siamo sempre stati amici fino alla fine, no. Un conto a distanza, amici a distanza, è comunque una... No, scelta. Ma anche amici molto vicini, perché... Vabbè, quindi lui Un medico in famiglia, lo guardava o no, Paolo Villaggio? Non lo so, perché non mi ha mai detto niente. E allora non lo guardava. Ma noi tutti lo guardavamo, e come se lo guardavamo. Ho appena parlato con Alice. Lei e i bambini sono finalmente arrivati da Lele. Lo sappiamo, ci hanno mandato un'email questa notte. Ah,
beffa con questo email. Non è meglio il telefono? Enrica, stai calmina. Sì, calmina. È scomparsa mia nipote e io devo star calmina. Ecco, qualche volta bisogna che ti ricordi però che nipote pure a noi. Noi non siamo conoscenti. Sì, sì. Oh, mi hai fatto prendere un colpo. E cammini indietro come i gamberi. Che è successo? Gennaro e Rocco hanno appena stretto un patto. Che patto? Ma non lo so, non ho capito bene. Ai, 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 un giorno ti innamorerai. Ai, 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 vedrai, saranno guai, ai, ai. Un applauso per Lino. Lino Banfi che adesso ha Ballando con le Stelle. Mi hanno detto che è stato fantastico, è per stato cui lo saluto con grandissimo punti, affetto. 50 punti, è stato bravissimo, sì, sì, sì. Quasi quanto te. Me l'hanno detto. Però tu già ballavi da ragazzina, lui... Certo. Diciamo che anche fisicamente non è dotato come te. No, questo non possiamo dire. No. Aspetta. Aspettiamo, intanto però vediamo lei a Ballando con le Stelle, perché quando è arrivata devo dire che ogni volta incantava tutti. Se lei avesse dato alle varie concorrenti femmine una trasfusione di movimento, di leggerezza, sarebbero state tutte, non dico all'altezza, ma quasi. Com'è stato tornare a ballare? È stato prima di tutto un atto di follia, di incoscienza e poi un grande, grande piacere, molto, molto impegnativo, perché tutte le settimane bisognava cambiare pezzo e io dovevo adeguarmi, perché io ero... il mio percorso è stato tutto nella danza classica e questo genere più leggero e da sala, diciamo, io non lo conoscevo, non lo sapevo fare. C'è qualcuno che ti cerca ancora? Ti cerca. A cui manchi? Oddio. E c'è un motivo in particolare. Senti il tuo ballerino Simone Di Pasquale. Ciao Milena, ne approfitto allora per salutarti, perché ogni volta che ci sentiamo per telefono ci dobbiamo vedere e poi tu stai sempre in giro perché lavori. Mi manca il tuo riscaldamento alle 9 di mattina in sala mentre facevi la sbarra, un'immagine meravigliosa, sei la principessa di Ballando, ti ricordo con grande affetto e quindi spero di vederti presto. Verrai qui dalla volta buona, chissà che magari anch'io ti incontrerò. Ciao! Grazie, anch'io lo ricordo e lo saluto con grandissimo affetto. Scusami, quindi tu arrivavi e facevi questi esercizi alla sbarra? E per forza, per scaldarmi. Ma tipo come sono questi esercizi? C'è la sbarra, ci sono i piegamenti, ci sono per la schiena, per tutto, non è che... Ma tu tutte le mattine fai degli esercizi quando ti svegli? No? Sì, un pochino... Ci vuoi dare qualche dritta? Ma gli esercizi sulla schiena, le gambe su e giù, no, ci sono. Fammi vedere, cioè tipo tu ti metti sul letto,
Ma dovrei essere sdraiata per terra, se vuoi. No, la prossima volta ti faccio trovare un lettino, allora. No, perché non si può fare sul divano. Ma cosa pretendete? Guarda gli autori lì, perché loro, capito, hanno 40 anni, ma in realtà è come se ne avessero 100 e vogliono sapere come mai, capito, tu sei così bella, elastica. Ma io ho bisogno, è un bisogno che ho di muovermi il corpo. Perché... Se non ce l'avete voi, niente, non c'è, è un bisogno. Lei ce l'ha, voi non lo avete. E a proposito di letti e di dove appunto tu ti svegli la mattina e fai, a un certo punto Milena Vukotic ha fatto parlare un po' di sé e vi spiego perché. Si fanno delle scelte nella vita, allora tu puoi scegliere di essere due cuori e una capanna oppure di essere due capanne ma con due cuori. Ecco. Cosa triti e cosa tieni? Io trito questa qua. Due cuori e una capanna. Certo. E spieghiamo perché. È perché è molto più bello che ci siano due capanne e due cuori. Perché c'è questo bisogno di vedersi continuamente, di rincontrarci, di avere... C'era un romanzo di una scrittrice francese, non mi ricordo, molto famoso, in cui parlava appunto di questo piacere dei rendezvous, di avere il piacere di incontrarsi. Noi abbiamo il piacere di incontrarci la mattina, oppure... Spieghiamo, perché tu e tuo marito vivete in due case diverse. Sì, però comunicanti. Comunicanti, perché a un certo punto il vicino di casa... Dice addio a questo mondo. Sì. E a quel punto tuo marito cosa fa? Dice compriamo questa casa. Certo. E tu hai detto bene. E io sono rimasta nella mia e lui è nella sua. E poi abbiamo il balconcino che ci unisce e andiamo nella casa l'uno dell'altro. Molto felicemente. Molto felicemente. Da quanto tempo succede questo? Da 20 anni. Da 20 anni, sì. Quindi ognuno va a dormire per fatti suoi, ognuno mangia per fatti suoi, quando volete vi incontrate. Sì, ci incontriamo per pranzo, per cena, per tutto quanto. Dormiamo in questo modo, anche perché i ritmi, le alzatacce, oppure dormire tardi la sera, col mestiere che faccio io, e anche lui lavorava prima al Centro Sperimentale di Cinematografia, anche lui usciva prestissimo la mattina. Non hai mai controllato che salisse qualcuno da quella porta? No, non ne avevo bisogno. Non ne avevo bisogno. E il marito arriva a Ballando con le Stelle a sorpresa da te. A sorpresa. E quello è stato un atto d'amore, perché lui è molto schivo, molto timido, e questa cosa l'ha fatta proprio per amore. Te la rinfaccia ancora? No. Premetto che prima alla parola amore tremavo. Ora... Tesoro mio, devo toglierti il tuo maestro. Puoi andare verso la giuria? Ti tolgo il tuo maestro, perché questa è una prova molto molto speciale. E la devi fare... con un diverso maestro, con un diverso partner, che adesso trovi alle tue spalle. Ora che vivo la storia più libera del mondo, e sento nell'aria più profondo, a volte paura che crolli tutto quanto. Non è razionale, non lo puoi spiegare, tremano le gambe mentre ride il cuore, chiudi la finestra che c'è troppo. Anche quando piove. Vedete che due capanne funziona? Certo, mica tutti hanno la possibilità di avere due case, però magari due stanze. Ti piacerebbe, eh? Secondo me mio marito l'ha saputo. E di fronte al mio pianoforte non c'è nessuno. Ah. E quindi non si può fare.
Senti, ma mi ha colpito, tu ti giri, lo guardi perché tu hai talmente capito nel ballo e poi hai capito che era tuo marito. Sì, perché era veramente una sorpresa. Lui non lo sapeva. Hanno studiato tutte le cose per andare a casa sua. Lui, oltretutto, era malato. Fatto venire malato? Sì, no, l'ha fatto venire... No, sono andati gli autori lì. Io stavo provando e gli hanno chiesto di farlo. Lui prima ha detto di no e poi ha detto di sì. Lui ha detto di no all'inizio? Sì, no, non si sentiva bene. Poi è talmente timido che non gli piacciono queste cose. Si è riguardato? No. Da quanto tempo siete sposati? 20 anni. Ah, quindi subito siete andati a vivere in... No. Ah. Ci siamo conosciuti prima e poi ci siamo sposati. Fabrizio D'Alessio? Ci sono dei messaggi molto belli per lei. Attrice e donna completa e versatile, al contempo modesta e umile. Non si può che amarla. E c'è un messaggio molto bello che dice: vorrei essere una sua lieva per un cammino così dolce. Oh, grazie. Grazie, che bello. Un cammino dolce che però ha viaggiato tanto prima di tornare a Roma. Sì. Hai viaggiato tantissimo. E allora io ti chiedo, il tuo paese è l'Italia o il mondo? Che domanda. Lascia a te tritare questa volta. Il mio paese è il mondo, preferendo l'Italia. E allora devi tritare l'Italia però. Sì. Cosa devo fare? Tritare l'Italia? Non posso tritare l'Italia. No. Trito il mondo. Trita il mondo, ma certo, trita il mondo. No, non so come si fa. Milena, qual è la tua prossima volta buona? Cosa ti piacerebbe fare? Quale potrebbe essere la tua prossima volta buona? Ma in che... Beh, in amore no, ci teniamo quello che abbiamo. No, ma certo. Sì, abbiamo trovato la soluzione ideale, due case. E la prossima volta buona sarebbe di riuscire a fare ancora tanto cinema. Con chi? Chi ti piacerebbe? Tu hai lavorato con tutti. Woody Allen. Con Woody Allen? Sì. Ma lui lo sa? Non credo. E prepariamo una lettera di certo. Scusa, prepariamo una lettera come fecero ai tempi quelli della Lux per Fellini. Certo. E sogniamo insieme. Certo. Sarebbe bello. Sarebbe un sogno, ma i sogni bisogna lasciarli vivere. Però adesso ti dico subito una bellissima battuta che io dicevo in uno spettacolo, Madame du Châtelet. Diceva, era una scienziata del Settecento. Non bisogna lasciare che la ragione distrugga i nostri sogni. No, quello mai. Ecco. E me la ricorderò. Grazie per questa chiacchierata. Prego. Grazie per questa chiacchierata, Milena Vukotic. Salutami tuo marito. Assolutamente. E digli che molti lo penseranno. Va bene. Milena. Grazie. Adesso Milena vado a intervistare una donna. Una donna che a un certo punto nella sua vita sembrava, insomma, che le cose fossero andate in un modo e quindi il futuro, vediamo quello che succede. A un certo punto il futuro le riserva in pochissimo tempo la sua vera volta buona. Te la presento così, lei si chiama Elisa Dospina e arrivo da te.